Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi inizia una sfida davvero entusiasmante per me perché ho davvero voglia di cambiare e di fare qualcosa di diverso e soprattutto voglia di cambiare l'allenamento perché mi sto allenando da diversi anni con BBG di Kayla Itsines. Mi sto trovando bene, però ultimamente ho notato che i risultati sono un po' minimi e quindi non sto migliorando tantissimo. E visto che mi sta scadendo proprio oggi l'abbonamento, ho deciso di darmi un mese di prova per testare un altro tipo di allenamento. Ovviamente, come avete già capito dal titolo del video, ho scelto quello di Pamela Rafe perché lo conosco già e mi sono allenata già diverse volte e mi piace davvero tantissimo. È comunque un tipo di allenamento molto simile a quello che già faccio con BBG, solo che gli esercizi sono un po' diversi, la struttura dell'allenamento anche, e quindi voglio provare proprio a dare un attimo una svolta alla mia routine di allenamento, perché ultimamente mi sto anche un po' annoiando e sto perdendo la motivazione, e quindi ho pensato che fosse una cosa utile e intelligente provare un allenamento diverso. Un altro motivo per cui voglio provare ad allenarmi con gli allenamenti di Pamela è perché lei ovviamente ha un fisico bellissimo e voglio vedere come si trasforma il mio in un mese di allenamento con lei e voglio anche mangiare come lei, per cui sarà un mese di full immersion nella sua routine di allenamento e alimentazione. Ovviamente io essendo vegetariana non posso proprio mangiare esattamente come lei, ma cercherò di adattare al meglio le sue ricette per le mie esigenze. So che lei ama moltissimo l'alimentazione plant-based, per cui molte delle sue ricette sono vegane o vegetariane. I suoi allenamenti non sono completamente nuovi per me, mi sono già allenata diverse volte con i suoi piani di allenamento che pubblica su Instagram. E mi sono trovata davvero bene. Sono davvero hardcore e molto molto intensi anche per me che comunque mi alleno con regolarità e mi alleno soprattutto con circuiti di resistenza, con pesi e comunque a volte ho fatto davvero fatica a seguirla. Ma siccome lei è abbastanza una queen in questo, ho deciso di allenarmi proprio un mese intero con lei. Oggi, tra l'altro, per darvi un'idea temporale, è il 1º maggio. Fuori fa abbastanza freddo, sta piovendo, per questo motivo sto indossando il cardigan. Si sa che negli ultimi anni arriva un caldo pazzesco a marzo, aprile, poi a maggio comincia a far freddo fino a giugno inoltrato, ma va più che bene perché io non sopporto il caldo. Detto questo, passiamo alle cose pratiche. Per aiutarmi a seguire la sua dieta e il suo workout plan, ho scaricato la sua applicazione che è stata lanciata di recente e devo dire che è fatta davvero bene perché ha diverse sezioni. La prima è la sezione home in cui ci sono diversi workout che propone, quindi gli workout del giorno. Poi c'è la sezione ricette, blog e proprio workout, quindi la sezione dedicata ai workout e alla sezione il mio piano. Vediamo la sezione home. Nella sezione home ci sono diverse proposte dell'allenamento del giorno. Sto guardando il computer dove c'è il filmato, quindi per quello sto guardando a lato. Allora, nella sezione home stavo dicendo, ci sono gli allenamenti proposti per il giorno. Poi ti ricorda in che settimana ci troviamo? E ti dice anche dove andare a cercare tutti gli allenamenti. Poi ci sono tutte le nuove ricette della settimana, molto utile tra l'altro come sezione. Poi ti racconta un po' qual è la differenza tra la versione free e la versione premium. In questo momento state vedendo appunto la sezione free. Poi ci sono ovviamente 12 ricette di porridge perché lei è la regina dei porridge. Chi la segue su Instagram sa che lei adora i porridge. Poi c'è una sezione veloce in cui ti fa vedere alcune ricette e quanto si mantengono fresche per un po' di organizzazione meal prep. E poi, molto utile per chi è vegano o vegetariano, c'è una sezione che ti fa vedere esattamente una giornata tipo con ricette tutte vegane fatte da lei. Poi c'è anche la sezione con le ricette low cal e poi passiamo alla sezione ricette, dove troviamo tutte le sue ricette,
Appunto, nella versione gratuita non ce ne sono moltissime, ci sono solo 19 ricette, mentre in quella a pagamento si possono vedere tutte le 80 ricette. Poi c'è la sezione blog dove ti fa vedere una selezione di articoli molto interessanti e poi si passa alla sezione workout dove ci sono tutti i suoi workout che si possono direttamente visualizzare all'interno dell'app e quindi non bisogna poi andare dentro YouTube per allenarsi con lei. Passando ora alla sezione My Plan, possiamo vedere un'idea di una settimana tipo, quindi di piano alimentare completo per la settimana con colazione, pranzo, cena, spuntini e poi tra l'altro c'è anche la sezione cosa sta mangiando Pamela. E questa la utilizzerò io di sicuro perché in questo modo aggiungo il suo piano alimentare al mio e lo seguo in tutto e per tutto. Poi invece nella sezione workout ci sono tutta una serie di workout che si possono aggiungere al piano settimanale e seguirli. Parlando invece di prezzo, quello mensile è di 2,49 € e ti dà una settimana di prova, oppure c'è la possibilità di pagare già per 12 mesi e quindi in questo modo si risparmiano 2 mesi di abbonamento. Io comunque voglio provarla per 1 mese prima di acquistarla per l'anno intero perché comunque anche se costa poco non voglio spendere soldi inutilmente se poi mi rendo conto che non mi è così utile. Allora, passiamo quindi ora a vedere cosa succede una volta che paghi l'abbonamento, per cui possiamo appunto vedere tutte le ricette. Aggiungo subito il piano di Pamela al mio e seguirò il suo piano alimentare. Vedo già che ci sono 2 piani di allenamento diversi rispetto a quelli che mette di solito su Instagram e questi non sono accessibili nella sezione free. E sono l'allenamento 45 minuti con pesi oppure il 60 minuti hardcore. Io da quello che ho notato nelle sue stories penso che lei si alleni con il 60 minuti hardcore piuttosto che quello con i 45 minuti con pesi perché lei seguiva un allenamento di resistenza con solo pesi più nel passato, ora fa un mix di allenamenti HIIT senza pesi o con pesi, però i pesi non sono così fondamentali nei suoi allenamenti. Comunque, da quello che ho notato, sono certa che si allena anche con pesi, non si allena solo a corpo libero, soprattutto perché quei muscoli non è possibile crearli senza pesi, ma ovviamente la percentuale di allenamenti con pesi è molto minore rispetto a prima quando si allenava solo con pesi. Guardando un attimo questi 2 allenamenti, penso che quello che segue lei è quello da 1 ora hardcore e proverò a fare questo, ma devo vedere se poi riesco a incastrarlo nelle mie giornate perché dovrei comunque alzarmi anche un pochino prima per poter fare 1 ora di allenamento tutte le mattine, perché ora sto facendo tra i 30 e i 40 minuti di allenamento e quindi devo vedere se riesco a incastrare questi altri 20 minuti. Devo diventare un pochino più efficiente, sono consapevole di questo. Questa settimana mi sono già allenata 2 volte con lei, ho già fatto addominali e braccia, per cui oggi, visto che è comunque sabato, non è l'inizio della settimana, farò un allenamento HIIT, giusto per dare un po' di boost per finire in bellezza la settimana e seguirò comunque il piano alimentare del sabato. Le ricette sono la cosa che mi fa amare davvero tantissimo questa applicazione fin da subito, perché sono davvero coloratissime, piene di verdura e frutta, cose che io amo tantissimo e poi soprattutto sono molto varie, c'è tantissima scelta, si cambia sempre e questo è davvero ottimo per me che sono un po' stufa di mangiare sempre le stesse cose, per cui sarà una bella sfida perché dovrò organizzarmi bene e pianificare bene tutti i pasti, cucinare magari un pochino di più la domenica e a metà settimana, ma mi impegnerò tantissimo per riuscirci perché ci tengo tantissimo e voglio davvero vedere se riesco a ottenere dei risultati simili ai suoi. Sono consapevole che in 1 mese non sarà possibile cambiare completamente, ma visto che comunque parto da una buona base, sono messa abbastanza bene perché mi sto allenando da diversi anni.
e ho già un fisico abbastanza allenato, per cui non sarà molto difficile, credo, cambiare in meglio, che è quello che spero succeda. Vediamo, magari poi invece si cambia in peggio, ma questo non sarà proprio ottimo. Comunque, punto sul fatto che cambiare allenamento, cambiare routine di allenamento dà sempre un boost al fisico e quindi i risultati sono sempre buoni piuttosto che cattivi. Comunque i suoi sono molto molto cardio, per cui non credo che mi ridurrò peggio di ora, posso solo migliorare. In ogni caso ho fatto già il video di come sono messa ora e poi lo metterò a confronto con come sarò alla fine di questo mese di allenamento con Pamela. Oggi, come dicevo, farò l'allenamento del mercoledì, HIIT e addominali, ma adoro tantissimo il suo piano perché inizia il lunedì con il booty day, che è perfetto. Io preferisco farlo il lunedì, l'allenamento, così me lo tolgo e sono tranquilla per tutta la settimana. Poi il martedì ci sono gli addominali e un po' di cardio. Il mercoledì un po' di boost con il HIIT, il giovedì ci farà fare un po' di stretching, che è una cosa davvero importante per me perché sono poco flessibile. Il venerdì spalle, schiena, sabato braccia e la domenica ci si riposa. Ora io mi metto subito a fare l'allenamento HIIT e poi ci aggiorniamo con le prime impressioni di questa giornata. Sono morta e non sono ancora arrivata alla fine dell'allenamento. Mi mancano ancora 7 minuti di plank challenge e 5 minuti di stretching. Diciamo che questa dovrebbe essere la parte facile, ma spesso con lei non lo è. Non mi ricordo l'ultima volta quando ho sudato così tanto durante un allenamento, perché io difficilmente sudo anche se mi alleno proprio hardcore e adesso sono parecchio. Magari non volevate saperlo, ma just for your info. Il primo allenamento è ufficialmente concluso. Non so se sono stanca. Quando mi sono fermata prima per dirvi che stavo morendo, ero davvero distrutta. Ma adesso, dopo i 7 minuti di plank e soprattutto dopo lo stretching, che è leggermente diverso da quello che faccio di solito, mi sento davvero tranquilla e allo stesso tempo carica e non mi sento per niente stanca. Cioè è uno stanco buono, quello stanco che in realtà ti fa sentire carico e pronto per una giornata. Adesso è arrivato il momento di pranzare, per cui andiamo subito a vedere che cosa c'è nel menù e andiamo a mangiare. Per il pranzo c'è una bowl vegetariana, fortunatamente fatta con quinoa, uova e verdurine, tutto quello che ho già nel frigo, per cui perfetto. Non ho ancora fatto la spesa, sarò sincera, non ho fatto la spesa per affrontare questa challenge, ma fortunatamente gli ingredienti che utilizza anche lei non sono tanto diversi da quelli che già utilizzo io, per cui facilmente, guardando nel frigo, nella dispensa, trovo le cose che mi servono. Uova, un po' di scarola al posto del latticino, i pomodorini ci sono, un po' di formaggio, userò il caprino e le olive. E manca anche l'aceto balsamico. Questo è arrivato il momento di tirarlo fuori, anche perché lo mangio solo in estate. Il pranzo è pronto, devo solo aggiungere i semini. Ho preparato anche la salsina, quella che c'è nella ricetta, solo che io ovviamente ho utilizzato il caprino e tutto il resto, quello che c'era nella ricetta, il balsamico, l'olio e un po' d'acqua. E tra l'altro questo è il mio prezzemolo, quello che ho fatto crescere direttamente io sul mio balcone. Per merenda ci sarebbero i biscotti, ma purtroppo non ho gli ingredienti necessari. Per
Per cui sono andata nell'app a cercare una ricetta da fare con gli ingredienti che ho. E quindi, crepe. Che fatica questa challenge. A quanto pare la Nutella sana esiste. Queste crepe sono fatte con solo farina di grano saraceno, un po' di latte, purè di banana con cacao amaro e altre fettine di banana e ho aggiunto anche un po' di burro d'arachidi sopra. Sono davvero buonissime. È arrivato il momento di fare il resoconto della prima settimana perché oggi è di nuovo sabato e si è conclusa la prima settimana di challenge con Pamela. Allora, parliamone. Complessivamente è andato bene, anche se è stato un po' un trauma. La cosa più brutta, gli allenamenti. Mentre quella più bella, ovviamente, le ricette. Ho mangiato davvero benissimo, un sacco di cose diverse, tutte buone. E tra l'altro, la cosa che ho notato, ho mangiato tanto, però non mi sentivo gonfia o piena proprio da sentirmi male. E tra l'altro mi sono sgonfiata parecchio, la pancia mi si sta sgonfiando tanto, gli allenamenti però mi stanno distruggendo, un'ora di allenamento è davvero distruttivo ogni giorno, però devo dire che c'è il giusto equilibrio, ho fatto lunedì e martedì dei workout molto intensi da un'ora, mercoledì è stato un pochino più gestibile, giovedì è stata solo giornata di stretching e sono andata anche a camminare, venerdì e sabato di nuovo HIIT, però con qualche esercizio un pochino più low impact. Tra l'altro ci tengo a dire che quelli che sono low impact per lei sono ancora più distruttivi perché sono lenti ma fai una fatica assurda a farli. Quello che ho notato è che gli allenamenti sono comunque tutti full body, quindi magari c'è il giorno in cui ci si concentra di più sulle gambe, l'altro sulle booty, l'altro sulle braccia, spalle, schiena, altro addominali, però ci butta un po' di tutto in ogni allenamento, quindi perché no? Alla fine ho allenato quasi tutti i giorni tutto e giovedì ho fatto un po' fatica perché mi faceva male tutto, però giustamente ci è infilato la giornata di stretching, quindi è stato perfetto. Oggi per merenda devo prepararmi i biscotti con le gocce di cioccolato e sono felicissima. Appena finito l'ultimo allenamento della terza settimana, devo dire che sta andando sempre meglio e se all'inizio la prima settimana pensavo di morire, in realtà queste ultime due settimane, quindi la seconda e la terza, sono andate molto meglio, decisamente meglio e devo dire che sto migliorando, soprattutto gli addominali mi sono diventati davvero fortissimi e faccio un po' meno fatica a fare tutti gli esercizi. Mi fermo ancora qualche volta a metà o trovo un'alternativa perché sono davvero difficili, sono davvero molto molto intensi, ma mi sento di dire che sto migliorando e in realtà nonostante questi allenamenti da un'ora al mattino ho molta più energia durante la giornata e sento che sto entrando nel ritmo di questo programma. Sto anche notando un po' di cambiamenti su di me. Non mi sono ancora guardata, non mi sono ancora confrontata con la me che aveva appena iniziato questo programma perché lo voglio fare insieme a voi l'ultimo giorno di questa challenge e manca direi una settimana e qualche giorno e saremo arrivati alla fine e io non vedo l'ora. Ma per ora devo dire che mi sto
davvero innamorando di questi esercizi, di questi allenamenti, mi sento davvero meglio e mi sento più leggera. Faccio meno fatica a fare alcuni movimenti e noto un po' più flessibilità nei miei muscoli che erano davvero tesi e molto contratti. Challenge di 30 giorni di workout e alimentazione come Pamela Reif è arrivato alla fine. Oggi siamo in realtà al 5 giugno, sono stata davvero bravissima tranne qualche giorno in cui ho fatto un po' qualche piccolo sgarro, a volte solo un pasto, altre volte magari una mezza giornata di sgarro perché ho mangiato magari cose diverse a pranzo e cena, però comunque è successo forse una sola volta, poi per il resto sono stata davvero bravissima, ho rispettato in tutto e per tutto il workout e il piano alimentare. Siamo arrivati al 5 giugno perché ovviamente mi sono data un po' di tempo per recuperare quei pochissimi giorni di deviazione dalla challenge e poi perché comunque dovevo arrivare a sabato, se no avrei finito la challenge molto prima. Aspettate che vi porto di là con me perché qua c'è troppo casino. Allora, dicevo, sono stata davvero molto molto brava, sono molto orgogliosa di me e ho rispettato davvero quasi alla lettera il piano alimentare. Con i workout sono stata davvero bravissima, li ho fatti tutti, li ho fatti esattamente quelli che ha incluso lei nell'applicazione ovviamente. E tra l'altro devo dire che rispetto all'inizio, quando la prima settimana stavo per morire, stavo faticando davvero tantissimo, verso la seconda metà della terza settimana ho cominciato a sentirmi un pochino più forte, un pochino più strong, perché i suoi allenamenti sono molto tosti, soprattutto quelli per gli addominali. Io quelli li trovo davvero micidiali, ma direi che sono sulla strada giusta per avere degli addominali davvero fortissimi. Il mio corpo è cambiato davvero tantissimo, non ho parole per descriverlo, non me l'aspettavo un cambiamento così tanto visibile. Tra l'altro non mi sono ancora guardata il before and after a confronto, per cui non so in realtà quanto sono cambiata, ma io lo vedo su di me quando mi guardo allo specchio, quando indosso i soliti vestiti di prima, e direi che ho perso qualche centimetro e ho perso in realtà anche 2 kg, però questo non so se è dovuto solo all'allenamento o anche un po' al periodo un pochino stressante e sempre di corsa di questo mese. Sembra che il mondo sta ritornando ai ritmi di prima, per cui sono stata un pochino più impegnata, un pochino più attiva, e quindi penso sia dovuto anche un po' a quello. L'obiettivo non era assolutamente perdere peso, se non un po' di pancetta, un pochino di grasso sulle cosce, che non è che ce n'era tantissimo, però sentivo il bisogno di tirarlo un pochino giù. E tra l'altro non avevo come obiettivo questo, perché è un obiettivo da un sacco di tempo che ho, quello di tirare giù la colonne de cheval, e sono davvero stupita perché mi è quasi scomparsa del tutto in un mese. Io sono rimasta scioccata, non me l'aspettavo, anzi ultimamente neanche più ci facevo caso perché pensavo fosse ormai parte di me, quindi sono andata più per accettiamola, e invece ora sento che sono proprio quasi completamente senza, e quindi sono davvero contenta. Questa esperienza è stata davvero divertentissima. Devo dire che il suo trucco di allenarsi e sorridere mentre ti alleni funziona, perché inganna il cervello e gli fa pensare che in realtà è una cosa piacevole quella che sta facendo. Comunque ci tengo a dire che i suoi allenamenti mi stanno piacendo davvero tantissimo. Quelli per gli addominali no, non mi piacciono, ancora dopo un mese li sto odiando tutti. Faccio ancora fatica a portare i 30 secondi a termine per ogni tipo di
esercizio che infila dentro al workout, però vabbè, solo col tempo si migliora. Diciamo che se prima reggevo 10-15 secondi, adesso sono arrivata a più di 20, quindi un ottimo traguardo per me. Sugli addominali ero decisamente scarsa, adesso mi sento di essere migliorata tantissimo. E tra l'altro devo dire che sono diventata anche molto più flessibile, molto più leggera, non so come dire, mi sento proprio leggera nel fare i movimenti, nel senso che non sento troppa rigidità nei muscoli. Ho comunque usato i pesi almeno 2 volte alla settimana per gambe e braccia, ma i suoi esercizi probabilmente vanno meglio per me, per la mia struttura, per il mio tipo di fisico. Bisogna comunque dire che lei è petite come me, per cui magari ho trovato proprio quell'allenamento che fa per me e devo dire che non intendo smettere qui, continuerò ad allenarmi con lei e continuerò a mangiare come lei perché ho finalmente trovato una sorta di equilibrio. Sto mangiando davvero benissimo, mi sento proprio carica dopo aver mangiato, mi sento nutrita, non mi sento di mangiare sempre le stesse cose perché non è così. Con il suo piano alimentare è possibile creare un sacco di ricette con gli stessi ingredienti e quindi ti sbizzarrisci un po' e ogni volta mangi qualcosa di diverso e questo mi dà un sacco di soddisfazione. Quello che ho notato è che i piatti inclusi nel suo piano alimentare sono molto equilibrati e hanno sempre una buona fonte di grassi, una buona fonte di proteine, così come un'ottima fonte di carboidrati. E se prima avevo paura di mangiare i carboidrati la sera, adesso ho cambiato completamente mentalità. Li sto mangiando mattino, pranzo e cena, quindi per tutti i pasti della giornata, così come per gli spuntini. Non ho più così tanta paura dei carboidrati. Soprattutto mi è passata anche quella paura di mangiarmi la frutta troppo zuccherina, perché ogni mattina c'è la banana o la mela o l'uvetta, quindi ci sono un sacco di zuccheri anche naturali. Devo dire che il suo piano alimentare è davvero equilibrato, ti dà anche un sacco di soddisfazione mangiare perché non manca il gusto. Lei come me adora il sale e quello c'è ovunque. E vi dirò la verità, non avevo troppe aspettative da questa challenge, ma sono rimasta piacevolmente stupita perché comunque mi si è ridotta anche parecchio la ritenzione idrica e l'aspetto proprio della mia pelle è migliorato tantissimo. E devo dire che nonostante tutto ho molta più energia, mi alleno il doppio rispetto a prima a livello di tempo, ma le energie sono aumentate tantissimo. La mattina ormai non mi servono più 40 minuti per carburare e riprendermi, mi bastano un quarto d'ora, una tazza di qualcosa di caldo e sono pronta per l'allenamento. Sono molto più veloce la mattina, sono riuscita ad ottimizzare i tempi e devo dire che sono molto molto contenta di aver provato a fare questo mese insieme a lei perché trovo che la qualità della mia vita si è alzata parecchio. E se volete provare anche voi a fare questo allenamento, ve lo consiglio davvero tantissimo. Se vi state domandando se l'applicazione vale la pena acquistarla, assolutamente sì, è davvero molto carina, piena di un sacco di cose utili, tipo le ricette sono davvero buonissime e sono anche spiegate bene. E tra l'altro, gli allenamenti adesso ci sono state un po' di implementazioni per cui riesci a fare il tic per dire fatto, però ovviamente il contro è comunque un'applicazione ancora agli inizi, quindi una nuova applicazione non ha tutte quelle cose che ha un'applicazione vecchia e quindi più rodata, più con 1000 implementazioni in più, per cui è un po' basilare, anche se è molto carina, io la trovo molto piacevole da perdermici dentro. Ma se vi aspettate proprio le stesse prestazioni di un'applicazione che esiste in giro da più di un anno, non è quello, ha ancora bisogno di un sacco di cose, ma per quello che serve a me va più che bene. Ovviamente, come vi dicevo all'inizio del video, dà la possibilità di provarla per una settimana, per cui direi che se volete provare a vedere com'è, se vale la pena per voi, provate e
capirete da voi se vi può piacere o meno. Nel frattempo hanno anche riaperto le palestre e anche se a me in teoria avanzava un mese di abbonamento, a quanto pare Virgin ha deciso di non darlo indietro questo mese e quindi di prendersi proprio allegramente i soldi delle persone, molto carino tra l'altro, e quindi questo motivo in più per me per non voler tornare mai più in palestra. Adesso sono riuscita a trovare finalmente l'equilibrio e direi che ora non sono più disposta a perdere tutto quel tempo che perdevo prima per andare in palestra e poi tornare. Ora mi trovo molto meglio con gli allenamenti a casa ed è un po' un back to basics per me, perché comunque quando ho iniziato ad allenarmi un pochino più seriamente, più con regolarità, direi 6 anni fa ormai, avevo iniziato con gli allenamenti a casa e ora sono ritornata alle mie origini e sono davvero contentissima perché mi trovo davvero bene. So che per molti probabilmente questo periodo di assenza di palestre ci ha fatto riscoprire un po' cosa vuol dire allenarsi con quello che si ha e soprattutto come allenare il corpo al massimo senza troppe cose in più, quindi senza troppi pesi, senza troppi attrezzi, perché direi che è decisamente fattibile. Una cosa che non vi ho fatto vedere e che anzi avete visto magari in qualche spezzone che ho messo di allenamento, l'unica cosa che ho acquistato per fare questa challenge sono state queste bande elastiche. Ce ne sono di 3 intensità diverse, ma comunque hanno la stessa dimensione, non è che sono più larghe. Questa è un pochino più larga perché è quella meno resistente e per tutto questo mese ho usato solo questa e non ho ancora raggiunto quel livello, per cui questa è troppo leggera, direi. Ma le ho trovate davvero utilissime e soprattutto molto comode, perché davvero io non mi fidavo, però questo tipo di elastico, di banda elastica, non scivola, non è come quelle normali sottilissime ed è davvero molto resistente, perfetta per gli allenamenti. Le ho prese su Amazon e ho pagato davvero pochissimo, forse 15 euro se non ricordo male. Comunque vi metterò magari il dettaglio qua sotto nella descrizione, così poi se avete bisogno di comprarne potete andarvi a ispirare a quelle che ho preso io. In ogni caso direi che è arrivato il momento di chiudere questo video. È stato davvero divertentissimo per me fare questa diversa tipologia di video e anche questa diversa tipologia di allenamento. È stato un mese davvero divertente ed è davvero volato, per cui sono davvero felice di aver ottenuto un risultato importante, molto molto buono. E fatemi sapere anche voi se avete mai provato i suoi allenamenti, come vi siete trovati o trovate, perché magari più le ragazze si allenano con Pamela Rafe, però so che anche tantissimi fidanzati sono stati influenzati e si allenano anche loro un po' di nascosto. Fatemi sapere se avete altri spunti per programmi di allenamento, programmi di alimentazione, perché queste cose a me piacciono un sacco. Per ora è tutto, ci rivediamo come sempre la prossima settimana. Io come sempre vi mando un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!